Presentata in Consiglio regionale l'iniziativa La Terrazza, che apre i battenti domani. Una serie di appuntamenti che andranno avanti tutta l'estate, con protagonisti personaggi della cultura, della moda e dello spettacolo. Mazzeo, questa è la Toscana che riparte. Importante acquisizione della Fondazione Collodi, che con il giardino di Villa Garzoni può dare il via al progetto del Parco Collodi. Mazzeo, un buon inizio per i mesi che ci attendono. Cancellata la commissione speciale sulla campagna di vaccinazione. A giudicare l'operato della giunta sarà una commissione d'inchiesta. Non sono ancora stati ufficializzati i componenti, ma la presidenza dovrebbe spettare all'opposizione. Non è una rima baciata, ma se parliamo di ripartenza, la cultura ci sta sempre bene. Un binomio che San Casciano de Bagni celebra da domani, con il primo appuntamento della Terrazza. Un evento che si protrarrà per tutta l'estate, con ospiti che spaziano tra vari ambiti, dalla moda alla politica, dalla letteratura al cinema. Il segnale che qualcosa si sta muovendo nella giusta direzione. Perlomeno è l'interpretazione che ha voluto dare all'iniziativa il presidente Antonio Mazzeo. Sulla stessa lunghezza d'onda Francesca Demiani, presidente dell'associazione culturale che organizza la kermesse. È un territorio bellissimo che sa unire la bellezza paesaggistica anche ad un cartellone culturale di altissimo livello. Consentitemi di ringraziare la sindaca di San Casciano dei Bagni, Agnese Carletti, per l'opportunità che ci ha dato. Noi abbiamo l'idea di una Toscana diffusa che abbia la capacità di saper valorizzare le eccellenze che ci sono sui nostri territori. L'appuntamento della Terrazza è esattamente questo, riuscire a dare un messaggio di speranza a un'Italia che vuole ripartire, a una Toscana che vuole ripartire, fatta di tanti incontri, molto differenti tra loro, ma tutti con un profilo di altissimo livello. È un modo per mandare un messaggio di speranza dopo il tempo difficile che abbiamo vissuto. Da una piazza, una piccola piazza, c'è la capacità di saper dare una visione molto generale di quello che accade in Toscana e nel mondo. Per questo ho accolto subito con piacere l'invito ed è bello vedere le porte del Palazzo del Pegaso che si aprono a tante iniziative culturali, a tanti momenti di ripartenza. La Terrazza nasce 5 anni fa per volontà del Comune di San Casciano dei Bagni e di un gruppo di amici che insieme abbiamo pensato di creare questa rassegna culturale, ma diciamo dal sapore pop, perché ci piace definirla così, a San Casciano dei Bagni, che è l'ultimo comune della Toscana, proprio al confine con il Lazio e l'Umbria, siamo proprio al confine. E idealmente quindi l'idea è quella di creare una rassegna che possa spaziare da temi molto diversi e a pubblici diversi, quindi che possa parlare a pubblici diversi. Quest'anno infatti affronteremo tematiche molto diverse ma contemporanee, come le frodi telematiche, il problema dei big data e diciamo anche dei bitcoin, di tutta la situazione che si sta verificando a livello globale. Affronteremo il tema del post pandemia con il professor Romano Prodi, che verrà intervistato da Dario Di Vico. Parleremo di cinema con Isabella Ferrari e con Marco D'Amore, due attori diciamo iconici sul panorama nazionale, e avremo molti altri incontri, anche presentazioni di libri, e poi avremo anche una superstar di questo anno sportivo, che è Maxi Rena, lo skipper di Luna Rossa, che quindi ha portato grande successo dell'Italia alla finale dell'America's Cup, quindi ci racconterà un po' il dietro le quinte di questo grande evento. Padrona di casa sarà Agnese Carletti, il sindaco del paese a cavallo tra la Toscana, l'Umbria e il Lazio. Un centro piccolo, ma ricco di sorprese, che in questo evento trova una marcia in più nell'essere visitato. L'invito a spingersi alla scoperta è arrivato anche da Anna Paris, consigliere regionale, che ha ricordato la bellezza dei nostri territori. L'ultimo comune della regione Toscana, siamo proprio al confine con il Lazio e con l'Umbria, e
Cercheremo di animare questo comune piccolo, perché siamo solo 1600 abitanti, con un'offerta culturale di grande qualità, con grandi personaggi, affrontando temi diversi. Quello che vogliamo fare è dare visibilità a quello che è un comune piccolo, e quindi anche se ha tantissime ricchezze, vive un po' di tutte le difficoltà che i piccoli comuni vivono, e vogliamo farlo con dei contenuti importanti come quelli culturali. Vogliamo un po' raccontare l'Italia dalla nostra piazza. È la presentazione di un comune che è una delle nostre perle. La Toscana è piena di perle. Molti toscani non conoscono le perle dei nostri territori. Invito tutti a venire a conoscere Siena, a conoscere San Cascian dei Bagni. Sono veramente delle perle che purtroppo la Toscana è grande e non si conoscono. Una nuova casa per Pinocchio. Il lungo inseguimento può dirsi concluso. Il parco policentrico Pinocchio Collodi vedrà finalmente la luce. Questa opportunità deriva dall'acquisizione da parte della Fondazione Collodi del giardino di Villa Garzoni, della Casa delle Farfalle e di altri terreni. Un deciso scatto in avanti che è stato presentato in Palazzo del Pegaso alla presenza di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, e di Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione Nazionale Collodi, che ha ripercorso la storia di questo corteggiamento. Noi vogliamo fare la nostra parte, come ho detto anche al Presidente, abbiamo iniziato a farlo con le risorse che abbiamo messo per valutare la progettualità della variante intorno al passaggio, come sapete, di tanti automezzi che danno risposta al tessuto imprenditoriale che gravita intorno a quel territorio. Per attirare turismo serve avere una viabilità che funziona, serve avere dei soggetti pubblico-privati o privati che decidono di investire sul territorio, serve che ci sia voglia di scommettere sul futuro. Pinocchio è un simbolo della nostra Italia, è un simbolo della nostra Toscana nel mondo, e credo che dovremmo lavorare sempre più tutti insieme, in sinergia, ognuno per quanto di propria competenza, per fare in modo che quel luogo, un luogo che tocca il cuore di tutte le bimbe e di tutti i bimbi, non solo toscani, possa essere sempre più accessibile, sempre più fruibile, e iniziative come queste vanno esattamente in questa direzione. Il motivo per cui ho accolto con piacere l'invito di poter presentare questo ulteriore pezzo di strada da fare insieme, perché penso che questo luogo, il Consiglio regionale, debba essere un luogo sempre più aperto per far conoscere la bellezza dei nostri territori e quelle iniziative che vanno nel segno della ripartenza, di nuovo turismo e di nuove opportunità per i territori. Il motivo di oggi principalmente è quello di dire che un bene così importante viene garantito alla collettività, perché la fondazione della collettività, e che quindi avremo anche subito, abbiamo già avuto l'immediato interesse come si dice qui di Firenze, della sovrintendenza, e la prossima settimana faranno un primo collado, perché dentro ci sono qualcosa come 2000 e passa metri quadri di affreschi del 1700 con personaggi importanti. Quindi questa è una grossa ricchezza che si riporta in certezza e si riporta alla nostra collettività. Questa era la notizia vera che volevo dare, e quindi mi sembra per la regione tutta e per la popolazione tutta, perché è un bene che si riporta interamente alla collettività. Per Mazzeo l'incontro è stato anche l'occasione per fare il punto della situazione riguardo l'emergenza sanitaria e delineare i prossimi mesi per la comunità toscana. Io penso che c'è voglia di vivere, l'ho visto in queste settimane di ripartenza. Mi rendo conto che c'è voglia di tornare a visitare i luoghi del cuore, i luoghi più belli. C'è anche tanta voglia, come ho visto poco fa a Pitti, di guardare con speranza al futuro. Quindi io spero che sia mesi positivi per il Parco di Collodi, ma siano mesi positivi per tutta la Toscana, mesi di ripartenza in cui, e lo ridico ogni volta, ognuno di noi deve fare la sua parte, perché
lo scorso anno, dopo un'estate vissuta così, diciamo un po' oltre le righe, ci siamo ritrovati con un aumento del contagio. È vero, quest'anno c'è una grande differenza, ci sono i vaccini, ma se noi dobbiamo continuare a correre velocemente per vaccinare più toscani possibili, io chiedo alle cittadine e ai cittadini toscani un ulteriore sforzo, lo sforzo di rispettare quelle poche regole e di vivere in sicurezza gli ambienti che noi mettiamo a disposizione, perché tornare a vivere con il sorriso e la speranza di un futuro migliore è la cosa più bella che si possa augurare a tutti per quest'estate. Cambio di rotta nell'indagine sulla campagna di vaccinazione in Toscana. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha deciso di istituire una commissione d'inchiesta, abbandonando l'idea di una commissione speciale, uno strumento che di fatto non ha mai preso forma, perché dopo la bagarre politica all'interno della maggioranza per la nomina del presidente, con tanto di bocciatura del presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni, non è stato fatto un ulteriore passo in avanti. Del nuovo organismo farà parte un consigliere per ciascuna forza politica e avrà per ogni eventuale decisione un voto ponderato corrispondente alla consistenza numerica del gruppo di appartenenza. Al momento non sono stati decisi i nominativi, ma di prassi la presidenza dovrebbe toccare all'opposizione.